Benvenuti. In apertura ci occupiamo di bambini, almeno 1000, i bambini di 12 parrocchie che martedì scorso si sono ritrovati a Castell'Arquato per vivere per la nona volta il Grest insieme. Sono quindi già 9 anni che si organizza questo momento che unifica i bambini che partecipano alle iniziative estive organizzate da diverse parrocchie e da diversi oratori. L'iniziativa peraltro negli ultimi anni, grazie all'Associazione Oratori, si è organizzata in un modo migliore. C'è un tema che lega questi bambini già dall'inizio del percorso, per cui non soltanto la giornata ma anche il cammino che hanno fatto per arrivare fino a qui era un cammino unitario. Quest'anno il titolo era Passepartout per le parrocchie che hanno deciso di aderire. Come sempre un momento di festa, un'invasione pacifica, quindi vediamo Castell'Arquato trasformato dai 1000 bambini del Grest. Oltre 1000 bambini hanno partecipato martedì 19 giugno a Grest Insieme, che quest'anno si è tenuto nel borgo di Castell'Arquato. Possiamo sentire alle nostre spalle, intanto c'è molto entusiasmo. Siamo 12 parrocchie che ci siamo ritrovati alle 2 sotto il sole bello ma cocente di Castell'Arquato. Sono cominciati i cori da stadio per salutarci e per vedere le parrocchie. Succederà che ogni parrocchia ha preparato a casa un'animazione, un ballo, una danza, una maglietta, la presenterà per poter vincere il trofeo Grest Insieme, la nona edizione. E ci sarà una giuria fatta dalla pubblica assistenza di Lugagnano, da alcune persone del comune di Castell'Arquato e da alcuni genitori che giudicheranno il lavoro più originale e più coinvolgente. Non deve essere bello, ma deve coinvolgere il più possibilmente tutto il Grest. E stiamo qua due ore e mezzo, così, per dirci che ci siamo, che stiamo facendo le cose insieme e che stiamo camminando su questo tema passepartout, sulla parola, e che è la parola che si fa un po' confusione e mette allegria, e stiamo bene insieme. Perché avete scelto Castell'Arquato? Castell'Arquato perché nella storia si parla di due popolazioni che hanno perso il loro re, è sparito il loro re, e quindi ci saranno due animatori, uno dal Palazzo del Podestà e uno dal Torrione, che parleranno e cercheranno il re. E abbiamo cercato di creare in modo naturale un po' il Medioevo e quindi i castelli, le fiabe, per riprendere un po' la storia che stiamo facendo. Quanti ragazzi ci sono qui? Saremo sui 1000, calcolando un po' i numeri che ci hanno dato le parrocchie. 1000 ragazzi e poi gli animatori che li accompagnano. Don Silvio, perché è importante essere qui e partecipare a Grest Insieme? Credo che sia molto importante per ogni parrocchia che organizza i Grest, perché si dà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi e vedere che magari anche quello che è nella squadra di calcio, pallacanestro o addirittura scuola, esageriamo, li incontra anche nell'attività estiva organizzata dalla parrocchia. E questo credo che sia un segno, seppur semplice, però di tutta l'attività della parrocchia e della comunità in cui si è inseriti. Tu hai visto i ragazzi in questi giorni, cosa si aspettavano da questa giornata? Sicuramente di incontrarsi e di giocare insieme. Poi certo, col sole che ci aspettavamo è veramente bello, insomma. Quella porta ci sarà una svolta, per non pensarci più. Abbiamo intervistato anche alcuni animatori che hanno guidato i ragazzi nel pomeriggio di gioco e di riflessione. Come state vivendo questa giornata con i vostri ragazzi? Beh, tutto bene, siamo molto accaldati, devo dire, però per ora tutto bene, vedremo come andrà dopo. Come vi siete preparati a Grest Insieme? Beh, abbiamo fatto comunque già una settimana di Grest, dove abbiamo fatto numerose attività e in più abbiamo preparato una cosa per oggi pomeriggio che faremo tutti insieme dopo. Di cosa si tratterà? Oggi prevalentemente ne faremo dei canti e i balli. Abbiamo preparato un canto e un ballo da far vedere a tutte le altre parrocchie. Perché è importante per i ragazzi partecipare? Beh, credo che sia una cosa innanzitutto per conoscersi e poi per far capire il reale significato di questo Grest, che è la parola, il valore della parola. Bene, ci stiamo divertendo un sacco, c'è un gran disordine, però ci stiamo divertiti tanto. Come vi siete preparati? Abbiamo fatto due attività, di cui Scooby-Doo li abbiamo fatti fare ai bambini per poi scambiarli, e i gessetti per i bambini più piccoli sembra da scambiare con le altre parrocchie. E quindi secondo te perché è importante essere qui? Beh, perché
almeno si capisce quanto è grande il Grest in tutta Piacenza, ci si conosce meglio e si riesce a capire veramente che siamo in tanti e in tanti ci divertiamo veramente tanto, poi l'unione fa la forza, quindi più siamo più ci divertiamo. Beh, è un modo per ritrovare tutti gli amici anche di scuola, perché molti bambini vanno a scuola con altri bambini di altre parrocchie, si ritrovano tutti qua insieme per un pomeriggio di giochi, tutti insieme, però cioè, secondo me tutto questo sicuramente non sarebbe stato possibile grazie a Don Silvio e Don Fabio, che sono delle parrocchie di San Lazzaro e Sant'Antonio. A vincere la nona Coppa Gresti Insieme è stata la parrocchia di San Lazzaro e San Vincenzo De Paoli. Chiuso nel teatro, dietro le quinte faccio la siesta. Mai ho perduto la chiave, voglio lasciar passare per farmi scappare. Che differenza c'è tra un viaggio e un pellegrinaggio? Lo abbiamo chiesto alle signore che si occupano dell'ufficio pellegrinaggi diocesani, anche perché abbiamo scelto di farci dire un po' quali sono le mete che in questi anni si sono aggiunte alle mete tradizionali classiche dei pellegrinaggi, quali sono i viaggi più scelti, se ci sono anche delle categorie nuove che si affacciano a questo mondo. Pensiamo ai giovani, ad esempio, che a partire dal Tour de Vie numero 10 del 2009 si sono affacciati a questo mondo con un pellegrinaggio in Terra Santa, che poi è proseguito l'anno dopo con un percorso diverso ma sempre in quelle terre. Chi si avvicina al pellegrinaggio, perché, con quali motivazioni e soprattutto qual è la prossima meta? Vediamo. Pellegrinaggio è determinato soprattutto dal desiderio delle persone che hanno di riconsegnare la propria vita, cioè ad esempio Lourdes tutti gli anni, almeno due o tre si fanno, Fatima è molto richiesto soprattutto dopo la questione di Giovanni Paolo II, eccetera. Ed è proprio, cioè il viaggio in genere è per visitare dei luoghi, non so, caratteristici, eccetera, ma il pellegrinaggio invece è proprio funzionale a un momento che possa aiutare la persona. Un momento di spiritualità. Vengono anche le persone per motivi diversi, per un percorso più o meno devozionale, o anche c'è chi ha fatto un voto e dice di desiderare di andare in un posto particolare, oppure proprio per ricercare un momento di spiritualità. Tutti i viaggi in questi anni sono stati tutti verso mete religiose, quindi Terra Santa, Turchia, Polonia, Assisi, Padre Pio. Adesso quest'anno abbiamo fatto anche il Bulgaria, per dire le chiese religiose in Bulgaria. L'Armenia. Cioè ce ne sono stati tantissimi e in genere sono su richiesta o del vescovo o delle parrocchie oppure anche di singoli gruppi che vengono e desiderano fare qualche cosa di particolare. Oltre a quelli organizzati da noi, su richiesta o meno, ci sono dei parroci che lo fanno per conto proprio, non so, in Pullman, a Lourdes, roba di questo genere. Lì dove noi siamo a conoscenza di questi viaggi, magari ho una persona sola, non so, che vuole andare da Padre Pio, e se noi siamo, sappiamo che ci sono delle parrocchie che vanno, comunque li demandiamo alla parrocchia, nel senso che è proprio la risposta a una domanda e a un desiderio. Per cui sia organizzati da noi, sia organizzati da parroci o da parrocchie, noi comunque li mettiamo in collegamento. In questi anni devo dire che ha lavorato tantissimo, ad esempio per il Giubileo del 2000 andavano pullman ininterrottamente a Roma, oppure quando ci sono state le due ostensioni della Sindone, quasi ogni giorno c'era un pullman che andava a Torino. L'esperienza più bella è stata quella con le beatificazioni di Scalabrini, di Brigida Morello, delle Orsoline, e di Rosa Gattorno, delle Suore di Sant'Anna. Allora anche lì l'ufficio si è messo a disposizione e sono andati diversi pullman, cioè non un pullman solo, insomma.
proprio in occasione di queste beatificazioni. Ci sono persone che hanno interesse a partecipare ai pellegrinaggi da soli, proprio per un percorso loro che stanno vivendo, oppure in gruppi o in associazioni, appunto come diceva Rosa, con parrocchie. Noi abbiamo gli strumenti per soddisfare tutte queste esigenze diverse, perché se noi magari non abbiamo, come diceva appunto prima, la forza di organizzare un gruppo, possiamo inserire anche una singola persona all'interno di una struttura più grande, offrendo comunque una guida spirituale, biblica e organizzativa, per cui le persone non sono abbandonate anche se decidono di partire individualmente e non collegate a un gruppo. I prossimi pellegrinaggi in programma sono dal 5 al 12 di settembre, dove ci sarà un percorso nei santuari della Sicilia e a Noto, dove è venerato il santo piacentino Corrado Confalonieri. E poi c'è questa offerta di Terra Santa. C'è un'offerta sulla Terra Santa a fine settembre. Durante l'estate c'è anche la possibilità di effettuare il cammino di Santiago. Noi proponiamo varie tappe, lo si può fare sia in biciclette sia a piedi, e è proposto sia alle famiglie che anche individualmente, perché ognuno deve affrontare il cammino con un proprio ritmo e percorso. E c'è il servizio di assistenza e di trasporto bagagli nel caso si fosse particolarmente affaticati. C'è un pulmino che dà questa assistenza. Poi comunque abbiamo fino a quest'autunno delle proposte sia sui viaggi a Lourdes, su Fatima e sulla Terra Santa, che sono comunque sempre richiesti. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Silvio Cavalli. In questa domenica celebriamo la solennità della Natività di Giovanni Battista. Questo Vangelo ci fa vedere una cosa molto importante, che Dio irrompe nella storia delle persone per portare la sua novità. Elisabetta, sua madre, era avanti negli anni, sterile, incapace di concepire vita. Zaccaria, sacerdote del Tempio, era un uomo che aveva fiducia in Dio, come anche sua moglie, rispettavano la parola di Dio, cercavano di viverla di giorno in giorno, ma c'era questa delusione di fondo. Forse Dio davvero non ci ha benedetti. Ecco, allora in questa realtà in cui ci si sente soli nel cammino della vita, in queste circostanze difficili a volte da vivere, Dio pone un segno di speranza. Giovanni il Battista. Il suo stesso nome, che significa Dio fa grazia, ci fa capire qual è la missione affidata a questo bimbo, nato in circostanze miracolose. Dio fa grazia al suo popolo, Dio fa grazia a Zaccaria, Dio fa grazia ad Elisabetta. Zaccaria incredulo rimane muto. Ecco, di fronte all'opera di Dio anche noi a volte rimaniamo ammutoliti. Non riusciamo a credere fino in fondo, a fidarci. Ci riesce difficile, ma l'opera di Dio è più grande della nostra incredulità e ci accompagna per passare dal dubbio alla fede, a riconoscere l'amore di Dio presente ogni momento nella nostra vita. Il compito di Giovanni Battista è quello di essere una voce che grida nel deserto, perché il popolo di Israele possa accogliere la salvezza promessa, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Questo invito è valido anche per noi oggi, nel deserto della nostra vita, dei nostri fallimenti, delle nostre fatiche, dei nostri peccati si leva una voce. La salvezza è vicina. Viene colui che perdona i peccati. Viene l'amore di Dio che si fa carico della nostra debolezza. Ecco una novità assoluta.
È vero, noi continuamente abbiamo bisogno che qualcuno che ha una voce, la voce della Chiesa, ci ricordi che la misericordia di Dio è vicina, è già in mezzo a noi, e che se abbiamo fede, fiducia in Gesù Cristo, possiamo trovare perdono, misericordia e vita nuova. Ecco la novità di Dio, che anche oggi vuole irrompere nella mia e nella tua vita. Allora non dobbiamo rimanere ripiegati sui nostri piccoli o grandi fallimenti, ma dobbiamo guardare a Lui, al Salvatore promesso. E dobbiamo ascoltare questa voce che si leva forte ancora oggi, in questa domenica, in tutte le chiese, perché gli uomini di buona volontà possano accogliere la misericordia del Padre. E si conclude oggi anche questa stagione con Don Paolino Chiapparoli, che è stato protagonista della rubrica Il guardiano delle parole, racconti dell'argilla, ovvero un percorso durante il quale ci ha guidato a conoscere meglio i testi della Genesi. Oggi lo ascoltiamo per la conclusione di questo capitolo e lo ringraziamo per averci accompagnato fino a qua. C'era una volta un alchimista che studiava i misteri della vita. Ora accadde che dalle sue provette, dai suoi alambicchi e dalle sue droghe ricavò un minuscolo frammento di carne viva. Accorsero subito i logici. Rifecero l'esperimento, mescolarono le droghe, accesero il fuoco sotto le provette e ricavarono un'altra cellula di carne. E così se ne andarono proclamando che la vita non era più un mistero. La vita non era più una conseguenza naturale di causa in effetto e di effetto in causa, dell'azione del fuoco sulle droghe e delle droghe tra loro, le quali droghe in un primo tempo non erano affatto animate. I logici, come sempre, avevano capito perfettamente. Perché la creazione è di un'essenza diversa dall'oggetto creato che essa sovrasta e non lascia alcuna traccia nelle apparenze. Il creatore non è mai presente nell'oggetto che crea e la traccia, che lascia di sé pura logica. Io, invece, andai umilmente a chiedere consiglio al mio amico geometra. «Che cosa vedi di nuovo in tutto questo?» mi disse. «Se non che la vita dà origine alla vita?» La vita non sarebbe apparsa senza la consapevolezza dell'alchimista, ed egli, che io sappia, viveva. La gente lo dimentica poiché come sempre avviene. Egli si è ritratto dalla sua creazione, così anche tu ti ritirai quando hai condotto un altro sulla cima del monte della quale ogni problema sembra risolto. Questo monte diviene una verità al di fuori di te e tu lo lasci solo. E nessuno si domanda come mai hai scelto questa montagna, poiché ci si trova lassù, semplicemente, e poiché si deve pur essere in qualche posto. Ben ritrovati a tutti, finalmente a quest'ultima puntata, dopo aver percorso almeno un tratto di quello che è l'antico racconto della Genesi, l'antico racconto delle nostre origini, secondo quella che è la descrizione della Bibbia, di questo insieme di tanti libri che però pone questo libro all'inizio per dire questa nostra origine in Dio, all'inizio del tempo e all'inizio dello spazio. Siamo entrati in queste stanze della creazione, ci siamo fermati in modo particolare su quella che era la creazione di Adamo e di Eva, su quell'ingresso misterioso e scandaloso del problema del male, di questa tentazione che si nutre proprio del midollo del cuore della donna e poi di quello dell'uomo. Abbiamo preso queste due icone per cercare di comprendere quanto siano preziosi questi racconti che ci sono stati tramandati. Sicuramente sono tante le stanze che abbiamo trascurato, sono tanti gli episodi che potrebbero rivelarci qualcosa di ancora più grande,
Basta pensare all'episodio di Caino e Abele, il fatto del diluvio, di tanti altri momenti in cui affiora proprio quell'originario dell'uomo che o diventa opaco oppure diventa trasparente, dove c'è la lotta dell'uomo per diventare sempre più uomo, sempre più umano, questa lotta con il mondo, con se stesso, ma soprattutto con Dio. Nel racconto che abbiamo letto all'inizio, che la Sofia ha letto, preso da Saint-Exupéry, questo bellissimo libro della Cittadella, si dice: ma che cos'è la vita? Che cos'è l'origine della vita, che è sempre una vita? Che cos'è che dà origine a ciò che è la nostra stessa identità, che è il nostro tessuto, che è il nostro corpo? Cos'è questa cosa che noi non ricordiamo, non riusciamo a memorizzare, non riusciamo a ricordare, eppure è quella cosa che vive dentro di noi, attraverso di noi e ci proietta verso un futuro dove potrà avere un compimento, uno svelamento che fino adesso non ha ancora ricevuto. Ecco, i racconti della creazione ci hanno aiutato in questi momenti, in questi episodi, a rintracciare almeno alcune piccole luci che sono nascoste nel cuore dell'uomo anche adesso, che non si rifanno soltanto a un tempo antico, ma a un tempo che continua adesso a essere ricreato, ogni volta nuovo e ogni volta legato all'originario. Per questo motivo l'uomo, la donna, il serpente, Dio, lo spazio, le cose, tutto ciò che è entrato nella nostra vita è ciò che non potrà mai uscire, perché soltanto attraverso tutto questo noi siamo quello che siamo adesso. C'è allora un'antica sapienza che si muove dentro a queste parole e che ci riportano a questa immagine che ho sempre presente per parlare della creazione e dei primi giorni. È come di quei paesi di montagna, quelli abbandonati dove non abita più nessuno, che sono diroccati, sono ormai distrutti, abbandonati, che però ti ricordano che lì c'è stata una vita. Capisci dove si trova la piazza, capisci dove è stato costruito il camino, dove era la fontana, e capisci che quel luogo, quello spazio, aveva dei punti cardinali, aveva dei luoghi di ritrovo, c'erano dei luoghi in cui la vita lo rendeva tale. Adesso però sono rimaste delle macerie, sono rimasti dei pezzi, che indicano, segnano soltanto qualche cosa che solo la vita può dire, ossia la presenza. Ecco, così sono i racconti della Genesi. Ci sono rimaste delle parole, ci sono rimaste delle immagini che sicuramente non riescono a raccontarci la vita, neanche la vita originaria soprattutto, però sono dei segni per dirci che lì è successo qualche cosa, che lì c'era qualche cosa, che in quel posto poteva esserci soltanto questo, che in quella stanza si radunavano per ripararsi dall'inverno, che in quel deserto, di cui si parla insieme al giardino, nella Genesi, accadevano delle cose meravigliose, così come sulla piazza di questi paesi abbandonati di montagna. C'è questa immagine che dice molto, perché è come davvero visitare un luogo abbandonato, ma costruito per essere vissuto. E allora, come ho cercato di fare in questi incontri, parlandovi del racconto della Genesi, dei racconti della Genesi, è quello di cercare di risvegliare in voi l'interesse per questi paesi abbandonati della nostra memoria, di questo libro, che è un libro antico, che ha un valore sicuramente per la fede, ma ha valore per tutti coloro che cercano di recuperare o di mettersi in sintonia con la propria origine. Questi paesi che devono essere rivisitati, per poter sentire le voci di un tempo, per poter capire che cosa c'era nel cuore di coloro che hanno tirato su dei muri così perfetti. E allora l'invito che vi faccio è di continuare questa lettura con l'attenzione di ciò che le parole vogliono svelarci, perché possono davvero essere dei piccoli segni, delle luci, che ci svelano il passaggio, l'orma di una presenza, di una vita che ha attraversato quei tempi e quegli spazi. E se un Dio veramente è entrato in quei luoghi e in quegli spazi, sicuramente un Dio non potrà mai uscire da dove è entrato. Un saluto a tutti in quest'ultima puntata. Possiate davvero ritrovare nelle parole ciò che è stato perso nella memoria.
tutto per la puntata di oggi, vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo di continuare a consultare il portale della Diocesi sul quale trovate sicuramente le immagini del Grest Insieme e anche le anticipazioni di quello che accadrà la prossima settimana. Come sapete il 4 luglio è Sant'Antonino, la festa del nostro patrono, ma le celebrazioni antoniniane iniziano già un po' prima, per cui tenete d'occhio il nostro portale per sapere che cosa succede in Diocesi e io vi aspetto sabato prossimo. Buona settimana!